benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo sarà un altro video della serie Scopriamo insieme le creazioni in resina, che come vi ricordo è stato ideato da Erika Kawaii. E niente, oggi andremo appunto a scoprire le creazioni in resina che ho realizzato con gli stampini realizzati con la gomma siliconica da colata e la resina Epoxy Gloss. Entrambi i prodotti mi sono stati inviati gentilmente dal negozio online Epoxy Shop, che vi lascio giù nell'info box come al solito. Se volete andare a vedere i video dove realizziamo insieme gli stampini e questa colata di resina, ve li lascio qui sopra da qualche parte, così se siete interessati e non li avete ancora visti potete andarli a vedere. E niente, io credo che ci sia qualche creazione fail, però non ne sono del tutto sicura. Ho fatto qualche esperimento e secondo me qualcuno non è riuscito, e però prima o poi toccava anche a me fare qualche fail, quindi siamo contenti così. Allora, inizio a scoprire questi qui senza gli sticker, che secondo me sono che sono un pochettino più semplici, quindi vediamo un po'. Inizio dalla rosa, vediamo un attimo. Ah, è ancora morbidina, eccola qui. Il colore è carino, mi piace. I glitterini si vedono un pochino poco, però ci sono queste bollicine che tra l'altro sembra anche, cioè si nascondono molto nella rosa, però insomma. Questa purtroppo è ancora morbida e non capisco per quale motivo. Adesso la lascerò asciugare così, vediamo un po'. In effetti la resina è rimasta ad asciugarsi praticamente 24 ore e quindi non capisco per quale motivo. Questo è un fiocchettino, anche questo morbido. Questo mi piace, è venuto abbastanza carino. Aspettate che... ok, così magari messo a fuoco vedete meglio. Questo mi piace molto, questo colore soprattutto mi piace tanto. Questo è un verde Tiffany, una cosa del genere. Lo stampo devo dire che è venuto assolutamente perfetto, perché non ci sono imperfezioni e non ci sono nemmeno bolle questa volta, quindi ottimo. L'unica cosa che è morbidino, uffi. Ok, andiamo avanti. Io spero che... sì, questa qua è bella dura, quindi forse è lì perché ho messo troppo smalto e allora non si è ancora asciugato del tutto. Allora, tiriamo fuori questo fiocchettino. Wow, questo è bellissimo. Allora, qui ho fatto un mix di smalto viola, insomma, glitterini, ho fatto un po' di casini. Però questo mi piace veramente tanto. E devo dire che anche qui lo stampo è venuto veramente molto molto bene, perché non ci sono particolari imperfezioni, anzi, è quasi perfetto. Nessuna bolla, il che è stupendo. E anche questo fiocchettino mi piace molto, è ancora un po' strano, però insomma è carino. Vediamo un attimo quest'altro fiocchettino. Ok, aspettate, perché non vorrei rompermi un'unghia tra l'altro. Ok, bello, stupendo, bellissimo. Allora, a parte i bordi che vanno assolutamente limati, e vabbè. Allora, qui ho voluto fare una semitrasparenza, quindi ho colorato la resina con pochissimo smalto, infatti è bella dura, al contrario di questa roba qui, che io spero si asciugherà. E questo appunto, volevo fare una semitrasparenza per testare la resina semitrasparente, quindi per vedere l'effetto appunto di questa resina, ed è una cosa stupenda. Allora, tutti i glitter sono venuti tutti qui davanti ed è una cosa spettacolare, veramente mi piace un sacco. Dietro è lucidissimo, davanti purtroppo no, perché lo stampo è venuto opaco. Andiamo a tirare fuori la rosellina. Mamma mia, che spettacolo questa. Allora, qui va un pochettino sistemata. Questa è bellissima, ha un effetto tipo ghiaccio che non so se riuscite a vedere, sembra proprio ghiaccio ed era esattamente l'effetto che volevo fare. Questa è molto bella, è anche abbastanza lucida. Ok, tiriamo fuori la stella marina. Allora, vengono via molto molto bene le creazioni dagli stampi, devo dire, quindi sono molto contenta. No, mio Dio, è bellissima, zero bolle anche qui, quindi perfetto. Guardate quante belle, è venuta assolutamente tutta quanta la texture, si sente anche. Questa è completamente asciutta, molto molto resistente, questa è bellissima.
Cioè, questa è stupenda e io l'ho creata per farci una creazioncina in fimo sopra, che poi vedrete. Allora, adesso vado a scoprire queste qui con gli sticker. Come vi dicevo, di queste sono molto molto preoccupata. Io inizierei da questi qui piccolini, questo qua sicuramente sarà un fail pazzesco. Allora, a parte il fatto che la resina mi è colata su tutto lo stampo, quindi è praticamente ovunque, la cosa non è che mi piaccia tanto, insomma, vabbè. Vediamo. No, fail assurdo, orribile proprio. Tutti i glitterini sono venuti tutti davanti allo sticker. Che brutto, brutto. Allora, la creazione è lucidissima, come vedete, quindi vabbè. Quello è ok. Il colore non era neanche tanto male, però lo sticker non si vede. Ci sono tutti i glitter davanti, si capisce neanche cosa sia. Vediamo questo, che secondo me è anche peggio. Vediamo un attimo. Aiuto! Sì. È anche peggio, sì, esatto. Allora, lo sticker, adesso che ci guardo bene, dovrebbe essere così. Dovrebbe essere un piccolo Peter Pan puccioso. Ma anche qui tutti i glitter sono venuti davanti. E anche qui una creazione super lucida, come vedete. Nessuna bolla né sulla resina né dovuta allo stampo, quindi perfetto. Era anche venuto un bel colore, mi piaceva anche l'effetto, però lo sticker non si vede. Sono un pochettino triste. Andiamo a scoprire questo, che spero sia qualcosa di più decente, perché su quattro creazioni forse una riuscirà bene. Perfetto. Insomma, allora, sì, orribile anche questa. Allora, ok che erano degli esperimenti, però veramente, cioè, allora, qui si vede abbastanza lo sticker, la creazione è abbastanza opaca. Qui avevo creato tutta una roba tutta carina con tutte queste perline, micro perle, che però si sono spostate tutte da questo lato, non capisco bene il perché, e c'erano tutti i glitter, come vedete, glitter verdi, insomma era una cosa che mi sembrava abbastanza carina, però lo sticker non si vede. Ok, è rimasto questo qui. Sì, vabbè. Allora, a parte il fatto che non ho colato, si vede abbastanza resina, per cui la parte finale del cuore non è riuscita, quindi è un cuore spezzato a metà, poverino. E che dire? Che dire? Qui è successa praticamente la stessa cosa. Malefica è completamente coperta dai glitter. E non lo so. Sono un po', cioè io rido, però ci sono rimasta veramente molto molto male, perché mi aspettavo qualcosina in più di questi, da queste creazioni con gli sticker. La creazione è super super lucida, non ci sono bolle, però cioè è abbastanza inutile dirlo. Guardate qui quanto è lucida questa resina, cioè è pazzesco. E no, vabbè, io rido, ma cioè è abbastanza orribile, quindi niente. Ok ragazze, allora, a parte questi fail mostruosi, erano anche le prime prove, quindi devo dire che sbagliando si impara, quindi va bene così. Io volevo dirvi semplicemente due cose a proposito di questa resina, perché degli stampi ve ne ho già parlato e vi ho già detto che li adoro, e volevo parlarvi un attimino di questa resina. Io devo dire che sono rimasta veramente molto molto soddisfatta di questa resina, perché non è uscita nemmeno una bolla a parte in questa creazione qua, ma la stessa cosa mi era successa con un'altra resina, con un altro stampo, quindi lì è un po', non penso sia un problema di resina, ma penso sia un problema di come viene colata. Per quanto riguarda appunto questa resina, io sono super super contenta, anche se ci sono dei fail pazzeschi qui di queste creazioni che sono veramente orribili, ma lì è stato appunto un problema mio. Lucidità di questa resina lascia veramente senza parole, è lucidissima. Le creazioni sono veramente molto molto belle, sia queste qui trasparenti che queste qui a colore pieno, sono veramente bellissime entrambi, quindi questa resina si è comportata molto bene in entrambi i casi. Io mi sento proprio di approvarla
in pieno, è fluida, quindi è molto molto semplice da colare, si asciuga abbastanza in fretta. Queste qui si sono asciugate praticamente in una notte. Questa non capisco perché non si siano asciugate, ma molto probabilmente ho messo troppo smalto, quindi ci vorrà un pochettino di più. Comunque vi aggiornerò nel caso in cui non si dovesse asciugare. E che dire, io sono veramente super contentissima. Ringrazio Epoxy Shop per avermi dato l'opportunità di provare i suoi prodotti, questi prodottini, quindi la gomma siliconica e la resina Epoxy Gloss, che veramente non ci sono parole per descrivere questi prodotti, e lo vedete anche da voi che comunque sia gli stampi che le creazioni in resina sono veramente uscite benissimo. Io spero che questo video vi sia stato utile, forse no, perché ci sono tantissimi fail, quindi oh mio Dio, però spero che almeno vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto fare qualche risata sui miei disastri. Niente, se il video vi è piaciuto, un pollicino in su, sapete che mi fa sempre tanto piacere, riesco a capire se questa tipologia di video vi può interessare. Con un commentino qui sotto fatemi sapere quale tra... aspettate, da queste creazioni vi è piaciuta di più. Io penso che mi è piaciuta di più la stella, perché è veramente stupenda, fa un effetto pazzesco. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per vedere molto probabilmente altri fail con la resina. E niente, io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!